Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso finché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi, perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 12, 14 ottobre 1918. Continuando il mio solito stato, pieno di amarezze e di privazioni, il mio dolce Gesù, quando appena è venuto, mi ha detto: figlia mia, i governi si sentono mancare il terreno sotto i piedi. Io userò tutti i mezzi per arrenderli, per farli rientrare in loro stessi e farli conoscere che solo da me possono sperare vera pace e pace durevole. Ed ora umilio l'uno ed ora l'altro, ora li faccio fare amici ed ora nemici. Ne farò di tutti i colori per arrenderli. Farò loro mancare le braccia, farò cose inaspettate ed impreviste per comprenderli. Per confonderli e fargli comprendere l'instabilità delle cose umane di loro stessi, per fargli comprendere che solo Dio è l'essere stabile, da cui possono sperare ogni bene, e che se vogliono giustizia e pace devono venire alla fonte della vera giustizia e della vera pace, altrimenti non concluderanno nulla, continueranno a dibattersi. E se parrà che combineranno la pace, non sarà duratura ed incominceranno più forte la zuffa. Figlia mia, le cose come stanno? Solo il mio dito onnipotente può aggiustarle, ed a suo tempo lo metterò. Ma grandi prove ci vogliono e ci saranno nel mondo, perciò ci vuole gran pazienza.
Poi ha soggiunto con un accento più commovente e doloroso: figlia mia, il più grande castigo è il trionfo dei cattivi. Ci vogliono ancora purghe ed i cattivi nel loro trionfo purificheranno la mia chiesa. E dopo li striterò e li disperderò come polvere al vento. Perciò non ti impressionare dei trionfi che senti, ma piangi con me la loro triste sorte. 24 ottobre 1918. Stavo preparandomi a ricevere il mio dolce Gesù in sacramento e lo pregavo che coprisse lui la mia grande miseria, e Gesù mi ha detto: figlia, per fare che la creatura potesse avere tutti i mezzi necessari per ricevermi, volli istituire questo sacramento, l'ultimo della mia vita, per poter schierare intorno a ciascuna ostia tutta la mia vita come preparativo per ciascuna creatura che mi avesse ricevuto. Mai la creatura poteva ricevermi se non avesse un Dio preparatore che fosse preso solo da eccesso di amore di volersi dare alla creatura. E non potendo essa ricevermi, lo stesso eccesso mi portava a dare tutta la mia vita per prepararla. Sicché ci mettevo i passi miei, le opere mie, il mio amore davanti ai suoi. E siccome invece era anche la mia passione, ci mettevo anche le mie pene per prepararla. Sicché investiti di me, copriti di ciascun atto mio e vieni. Dopo mi sono lamentata con Gesù perché non mi fa più soffrire come una volta, e lui ha soggiunto: figlia mia, io non guardo tanto il patire, ma la buona volontà dell'anima, l'amore con cui soffre. Per questo il più piccolo patire si fa grande, i non nulli prendono vita nel tutto e acquistano valore, e il non patire è più forte dello stesso patire. Che dolce violenza per me vedere una creatura che vuol patire per amore mio. Che importa a me che non soffra, quando vedo che il non patire le è chiodo più trafiggente dello stesso patire? Invece, la non buona volontà, le cose sforzate senza amore, per quanto grandi, sono piccole, io non le guardo, anzi, mi sono di peso. 7 novembre 1918. Trovandomi nel solito mio stato, stavo dicendo al mio dolce Gesù se volesse che uscissi dal mio solito stato. Com'è possibile che dopo tanto tempo non mi contenti? E lui mi ha detto: figlia mia, chi fa la mia volontà e vive nel mio volere, e non per poco, ma per un periodo di vita, mi forma come una prigione nel suo cuore, tutta della mia volontà. Sicché come faceva la mia volontà e cercava di vivere nel mio volere, così andava innalzando le mura di questa divina celeste prigione, ed io con mio sommo contento ne sono rimasto imprigionato dentro. E come lei assorbiva me, io assorbivo lei in me, in modo da formare in me la sua prigionia. Sicché lei era stata imprigionata in me, ed io imprigionato in lei. Onde, quando l'anima vuole qualche cosa, io le dico: tu hai fatto sempre la mia volontà, è giusto che io qualche volta faccia la tua. Molto più che vivendo quest'anima della mia volontà, ciò che vuole può essere frutto, desiderio della mia stessa volontà che vive in lei. Perciò non ti dà pensiero. Quando sarà necessario, io farò la tua volontà. Ciascuno di questi tre capitoli contiene, a mio avviso, delle massime, non so come, delle verità, delle luci che bisogna assolutamente custodire. Sono, a mio avviso, proprio di una importanza eccezionale. Allora, cominciamo dal primo. C'è una sezione, ecco, che non abbiamo meditato, insomma, che ho omesso perché è una ripetizione di sezioni già a suo tempo meditate, no? Le cosiddette parti in cui Gesù lamenta i peccati del mondo, è stanco per le nefandezze dei peccatori, dei sacerdoti, e quindi castighi e cose del genere, no? Quindi importanza delle vittime, la giustizia di Dio che si deve equilibrare, eccetera, eccetera. In mezzo a questi però c'era questo brano che ho letto, quello del 14 ottobre, perché dice qualcosa
che almeno a mia memoria ancora non era emerso e che non è che è di fondamentale importanza, oserei dire di più, anche per comprendere la pace e la serenità con cui i figli della Divina Volontà vivono qualunque tipo di momento di buio, prova, tribolazione e sofferenze. Non esclusi tutti i, come dire, perduranti turbamenti, le perduranti turbolenze, ecco, e situazioni a vario livello e a vario titolo critiche, diciamo così, che stiamo vivendo nel nostro tempo. Sono passati 100 anni da queste parole di Gesù, 100 anni e qualcosa, perché da ottobre del 1918 a maggio del 2019 ci sono 100 anni e qualche mese, eppure come sembra che ci siamo ancora perfettamente dentro. Allora Gesù spiega, siamo nel 1918, pensiamo che ancora non erano, si era instaurato il comunismo in Russia, ma ancora gli orrori del nazismo, del fascismo, della seconda guerra mondiale non si erano visti, d'accordo? Dell'altro, della diffusione dei regimi comunisti anche al di fuori della Russia, insomma di tutto quello che è stato il marasma degli scontri di ideologie, di violenza, di carneficine del secolo scorso, ancora non si era visto, c'era stata la tragedia della prima guerra mondiale che già era abbastanza, insomma, no? E Gesù dice, qui questo è solo l'inizio, quindi la mette tranquilla, le cose come stanno, solo il mio dito onnipotente può aggiustarle e a suo tempo lo metterò. Io prenderei tranquillamente questa frase e la, come dire, travaserei ai tempi attuali, anche perché più di qualcuno si agita, si preoccupa, a volte anche in termini, modi, forme, toni assolutamente eccessivi e fuori luogo, e come se la soluzione di tanti problemi all'interno del mondo, per certi aspetti anche dentro la vita della Chiesa, fossero risolvibili, cioè, come dire, umanamente, anche con tutta la buona volontà, con tutta la, come dire, la santità, lo zero, la dedizione possibili. Allora bisogna mettersi bene in testa una cosa, che quando le situazioni si mettono veramente degeneranti, e adesso non è inutile, insomma, in tante circostanze, in tante catechesi ho fatto qualche piccola carrellata, insomma, di situazioni a livello, come dire, civile, a livello ecclesiastico, ma non ci serve, insomma, ci abbiamo i telegiornali, insomma, quindi chiunque abbia un minimo di vita, come dire, sociale, informata, tra telegiornali e social, non ha difficoltà a capire queste cose. Ecco, ma solo il mio dito onnipotente può aggiustarle. E a suo tempo lo metterò. Quando sarà questo suo tempo? E questo lo sa nostro Signore, questo qui lo sa. Se ancora c'è sta quello che vediamo, vuol dire che la mano nostro Signore ancora non ce l'ha messa. Per cui ancora non è arrivato il tempo, perché cosa dice Gesù? Punto primo, grandi prove ci vogliono e ci saranno nel mondo, per cui ci vuole grande pazienza. Allora noi dobbiamo chiederci, per esempio, dal momento che non si campa bene effettivamente, cioè stando in situazioni difficili, dove si vedono cose brutte, eccetera, no? Ma ci abbiamo mai pensato, insomma, che comunque dinanzi a tutte queste cose, questi sono un esercizio straordinario di pazienza, anche da parte, come dire, diciamo così, usiamo questa espressione da prendere chiaramente con grano salis, anche da parte dei buoni che vedendo tante cose stanno male, cioè ci rimangono male, d'accordo? E devono soffrire con pazienza. Devono offrire queste sofferenze, d'accordo? Offrire queste sofferenze, anziché brum, andare a fare i cataclismi che non risolvono le situazioni gravi che ci sono in giro ed eventualmente ne creano altre. Non è agire nella divina volontà fare così, anche se potrebbe sembrare, non lo è. Solo io le posso aggiustare. Dice Gesù, solo il mio dito onnipotente le può aggiustare. Sta scritto qui, non è un'interpretazione o una, come dire, una modalità per scrollarsi di dosso o per lavarsene le mani. Sta scritto qui,
E ancora, aggiunge con tono più commovente e doloroso, il più grande castigo è il trionfo dei cattivi. E castigo nel senso che attraverso questa cosa ci saranno le purificazioni. Ci vogliono ancora purghe. Ed i cattivi nel loro trionfo purificheranno la mia chiesa. Vogliamo mettercele bene in testa tutti quanti queste cose, specialmente chi vive nella divina volontà e vuole in essa operare? Cosa sta dicendo Gesù? Non è certamente contento delle cose brutte che accadono, ma le sta permettendo, perché ci vogliono purghe. La Chiesa deve essere purificata. Lo sta dicendo Gesù. Quando questo tempo che Dio conosce sarà compiuto, perché il diavolo, questo non dimentichiamolo mai, lo scrive San Luigi Maria Monforte, nella sua cattiveria, che lui fa il male per perdere le persone, per portarsele all'inferno, ma nella sua onnipotenza Dio prende il male fatto dal diavolo e lo trasforma in bene. Ma questo è possibile che uno non lo capisce quando si vede così chiaramente anche nell'opera della redenzione, dove sono stati fatti peccati e ingiustizie abnormi, indicibili, tradimento di Giuda, rinnegamento di Pietro, condanne ingiuste di Gesù, una violenza mai vista, e uno che avrebbe dovuto, quante vesti si doveva strappare. Certo che si soffre, la Madonna si è finita tutte le lacrime sul Golgota, ma comprendeva che tutto quello era richiesto per la nostra redenzione, e per cui ha sofferto, nostro esempio, con pazienza e con amore. Ma non ha detto a Dio perché, e non ha detto al figlio scendi dalla croce, non ha detto basta. Queste cose, cioè un figlio della divina volontà non può non averle chiare dinanzi a queste parole. Ma anche se Gesù non fosse così buono da aver fatto proprio questi esempi concreti per farcelo capire, ci sono i principi generali. Nell'universo comanda il Padre Eterno, non comanda il diavolo. Per cui anche quando il diavolo fa il pazzo e sembra che stia distruggendo tutto, sta agendo sotto divina permissione. No, lui non lo sa perché il Signore gli permette di fare tutto quanto quel marasma, non lo sappiamo neanche noi. Ma non possiamo avere dubbi che il male è da Dio permesso, questa è una verità di fede. Perché attraverso di esso solo Dio nella sua onnipotenza sa trarre un bene più grande. Ma questo non è neanche, come dire, un principio generale della divina volontà e degli scritti di Luisa. Questo è un principio generale di fede, che cioè, la divina volontà non fa altro che approfondire, rafforzare, dettagliare, articolare ciò che già è conosciuto nella fede. C'è qualche piccolo dettaglio che viene effettivamente chiarito in maniera tale che senza questa specificazione molto difficilmente ci si arriverebbe. Ma il resto non è così. Quindi quando tutto questo sarà successo, dopo li stritolerò e li disperderò come polvere al vento. Ci pensa nostro Signore a stritolarli e a disperderli come polvere al vento. I cattivi. Conclude, non ti impressionare dei trionfi che senti, non ti strappare le vesti, non ti disperare, non pensare che arriva la fine del mondo, che arriva la fine di chissà cosa. D'accordo? Che la Chiesa è morta, che non si riprende più, che dopo tutti questi scandali ha perso credibilità. Non ci pensa. Non è così. L'unica cosa da fare, questo voglio vedere quanti la fanno, perché un conto è agitarsi, arrabbiarsi, un conto è mettersi davanti al Santissimo Sacramento, come si legge anche nei libri dei profeti, i sacerdoti in primis dovrebbero farlo, piangono i sacerdoti davanti all'altare, implorano la misericordia di Dio. Questa è l'unica cosa sensata da fare. Piangi con me la loro triste sorte dei cattivi. Chiedi la loro conversione. Chiedi umilmente che i tempi della purificazione siano abbreviati, che arrivi presto il trionfo del cuore immacolato di Maria, che venga presto il regno della divina volontà. Ma non mancare mai di fiducia e di abbandono. E questo basti per questo, a mio avviso, edificantissimo frammento di scritto. E adesso andiamo a vedere gli altri due. Attenzione. Nel secondo, va bene, oltre alle cose belle che Gesù dice sull'Eucaristia, che in parte già conosciamo, ma
potremmo dire De Eucharistia nunquam satis, un po' come riguardo la Madonna, questo stupendo, bellissimo sacramento, di cui ancora qui Gesù parla in termini meravigliosi, cercando di sensibilizzarsi sul dono immenso che ci viene fatto, perché è Dio che si dà a noi. Dice, t'ha detto che questo non è, noi non ci rendiamo conto, ma questo non sarebbe stato possibile se Gesù non avesse fatto e non facesse in continuazione da dentro ogni osta consacrata un'attività preparatoria a noi ignota, perché comunque la creatura, anche se per parte sua come deve, è ben disposta a ricevere l'Eucaristia, cioè si trova in grazia, che è la cosa fondamentale, ma non basterebbe neanche questo, perché noi andiamo a ricevere un Dio, d'accordo? E che non è mai abbastanza per fare la comunione, la Chiesa ce lo ricorda facendoci dire prima di comunicarci: o Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa. Tu non sei degno pure se ti sei confessato 5 minuti prima, d'accordo? Perché comunque rimane un'indignità, come dire, strutturale, perché c'è una creatura e c'è il creatore, d'accordo? Ecco, ci pensa nostro Signore a colmare questo gap. Noi dobbiamo fare quello che possiamo, quindi disporci bene, sia con la grazia, sia anche con le disposizioni prossime, immediate, che dobbiamo avere quando facciamo la comunione, a riceverlo. Al resto ci pensa Lui, però dobbiamo sapere che c'è un resto a cui pensa Lui per apprezzare la grandezza del dono e per ricordare che nell'Eucaristia ci andiamo a prendere Dio, noi povere creature, fragili, deboli e peccatrici. Ecco, ma poi risponde. Ah, come dire, la lamentela di Luisa, una bella lamentela d'amore, ma sempre una lamentela, che dice: non mi fai soffrire più come una volta. Dice: io sono pronta, ti voglio dare la vita, voglio offrire un sacco di sofferenze per quello che mi stavi dicendo, insomma, per il rinnovamento, che ne so, del mondo, della Chiesa, perché si acceleri il trionfo del bene sui cattivi, eccetera, eccetera. E Gesù qui dà un'altra lezione magistrale. Io non guardo tanto il patire, ma la buona volontà dell'anima e l'amore con cui soffre. Io ricordo che rimasi a suo tempo tanto impressionato quando lessi nella Summa Teologia di San Tommaso d'Aquino, che parla della passione di Gesù in una maniera veramente meravigliosa, no? Lui, pur essendo un teologo, quindi un linguaggio molto sobrio, molto scientifico, se si può usare questo termine, no? Quindi, quando parla della passione, si vede proprio il cuore di questo grande santo che era un innamorato dell'Eucaristia e di Gesù. E dice al riguardo: dice, state attenti, noi guardiamo Gesù e diciamo: mamma mia, quanto ha sofferto! E grandissime sono state le pene del Signore. Ma dobbiamo sapere che la cosa più importante non è la grandezza di queste pene, ma è la carità con cui Gesù ha sofferto e le ha offerte. Quello ci ha salvati, prima e più di tutto. Allora Gesù dice: questa è la chiave. Tu puoi avere, puoi offrire una sofferenza oggettivamente piccolissima, con tanto amore, e fare molto di più di chi dinanzi ad una sofferenza grandissima, sì e no che starà segnato, ma col cuore in tumulto, in ribellione, dicendo al Signore: vabbè, però era meglio che questa cosa non mi succedeva. Quindi fa cose sforzate senza amore. Perché non è la grandezza della sofferenza quello che ci dà il merito, ma l'amore con cui la soffriamo e la offriamo. E lo stesso di dire: bene, Signore, non mi stai dando grandi sofferenze. Quando vuoi, io sto qui. Se me le vuoi dare, io non soltanto che me le, io le desidero, in maniera sottomessa però alla tua volontà. Mi dispiace anche non soffrire abbastanza per te, questo lo dicono i santi, ma noi ci dobbiamo tendere a questo. E non deve avere nessuna paura, d'accordo? Nessuna paura. Di che se qualcuno dice: ah, ma se io dico al Signore che voglio soffrire, chi lo sa che cosa mi manda, mi fa venire il tumore. Ma questo pensiero non è un pensiero fatto bene, d'accordo? Cioè, perché nostro Signore, se da te il tumore non lo vuole, non te lo manda, non te lo fa venire. Se vuole, tu puoi fare. Ma un'offerta di questo genere, capite? Cioè, se una persona fosse capace di dirgli: Signore, se ti dovesse servire per me l'apostolato della sofferenza, non ti fare problemi, io sono qui. Magari il nostro Signore non lo farà mai, e non lo farà mai, se la strada tracciata per quell'anima è altro.
Però comprendiamo quanto sia grande il valore di questo atto fatto davanti a Dio. Cosa dice Gesù? Che dolce violenza è per me vedere una creatura che vuole patire per amore mio. Che mi importa che non soffra? Capito? Quando vedo che il non patire le è chiodo più trafficente dello stesso patire. Non fa niente che non soffra. Perché se tu fai una cosa del genere, è come se il tumore ti fosse venuto veramente. E l'avessi offerto, e c'hai davanti a Dio il merito, come se l'avessi sofferto. Viceversa, il pensiero dice, ma fammi sta zitto, che se gli dico al Signore fammi soffrire, chissà che mi manda, è un pensiero molto umano, d'accordo? Molto umano, e che dimentica molto, ecco, la bontà, ecco, la misericordia di Dio, e anche e soprattutto il fatto che Lui agisce in base secondo ai Suoi disegni. Per cui se tu non fai forzature, se tu vuoi fare la Sua volontà, tu puoi fare tutte le offerte che vuoi, ma il nostro Signore ti condurrà solo nelle vie dei Suoi voleri, senza deviare minimamente né a destra né a sinistra. Se ci fosse questo per te, benissimo. Se questo non c'è, va benissimo lo stesso. Quindi ecco perché questo, anche questo insegnamento, a mio avviso, è di un'importanza assolutamente capitale. Ecco, non da meno è l'ultimo. Non da meno è l'ultimo. Dice, ti ho chiesto tante volte di farmi uscire dal mio solito stato, perché non mi contenti? Allora qui Gesù fa una bellissima, cioè, allora, sempre il solito binomio, chi fa la mia volontà e vive nel mio volere, dice, mi forma come una prigione. Attenzione, bella questa espressione, sicché come faceva la mia volontà e cercava di vivere nel mio volere. Bellissima questa espressione, cerca di vivere nel suo volere. Ci proviamo, ci sforziamo non perché facciamo le cose per forza, ma facciamo con amore, però ci vuole anche un pochino di impegno, no? Ci proviamo. E che succede? Dice, si innalzano, questa che ovviamente è una metafora, le mura di una prigione. E io mi ritrovo in prigioniero. Qua dentro, con mio sommo contento, perché un'anima che vuole fare solo la divina volontà e vivere nel divino volere è la delizia di Gesù, cioè se va a carcerare dentro, ricordiamoci, no, i passaggi degli scritti che parlano delle ostie viventi, no? Come io mi vado a rinchiudere dentro un'ostia che è un pezzo di pane, ma mi vado a rinchiudere 100.000 volte di più dentro un'anima che fa la mia volontà e vive in essa. Perché l'ostia è un pezzetto di materia inerte, e lì Gesù sta rinchiuso certamente per essere da noi adorato, per continuare la sua vita, per essere il nostro nutrimento, ma cioè, in un'anima è un'altra cosa, perché sta dentro una creatura intelligente, vivente, no? Quindi è enorme la gioia che Gesù prova. Quindi io imprigionato in lei e lei imprigionata in me. E allora che succede? Succede questo mirabile scambio. Tu hai fatto sempre la mia volontà e qualche volta farò la tua, dice Gesù. Non c'ha paura, tra virgolette, se si può parlare in questo modo del Signore, perché tanto se qualche volta vorrei fare la tua, dice, tanto questa quasi certamente sarà frutto, desidero, della mia stessa volontà che vive in te. E quindi qualche volta lo farò. Quindi, se questo non lo faccio, toglierti dal tuo solito stato, non te lamentare che è tanto tempo che non mi contenti, perché non ti dar pensiero, a Napoli dicono sta senza pensieri, ecco, quando sarà necessario, io farò la tua volontà, in questa circostanza non è necessario, perché vuol dire che il solito stato, e così concludiamo, a Gesù serve per i suoi disegni, e quindi te lo tieni senza il minimo, come dire, turbamento, senza la minima alterazione, senza che appunto il desiderio di essere sottratto e la volontà di essere sottratto prevalga, perché se fai prevalere questa volontà, allora a quel punto se la trasformi in un qualche cosa dove te impunti e la pretendi dal Signore, esci dalla divina volontà e questo non va bene, perché la prigione è come se uno evade poi, eh? Quindi Gesù gli apri, lo mandi via, e sarebbe come se tu evadessi dal carcere del suo cuore, dove non c'è nessuna evasione, insomma, da compiere. Beato chi è capace di rinchiudersi in esso e in esso vivere ogni giorno della sua esistenza.
Durante queste meditazioni, Santa Vergine Maria, si comprende davvero quanto è importante meditare questi santi scritti. Certamente la prima cosa da fare è leggerli, ma la profondità, ecco, del loro contenuto è talmente grande che già meditandoli la nostra debolezza corre il pericolo, e infatti poi Gesù torna sulle stesse cose, di non saper trattenere tutta la ricchezza, la pluriformità, la profondità, la varietà degli importantissimi insegnamenti che Gesù veramente centellina, anche facendo tutti questi numerosissimi esempi concreti, da grandissimo predicatore e maestro, insomma, quale egli è, che cerca di farsi comprendere dai propri uditori, che è la prima cosa, la prima qualità che deve avere chi parla nel nome del Signore. Un grande grazie, salga per mezzo di te a Gesù, è una supplica, ecco, che tutte queste cose possiamo, come facevi tu, custodirle, serbarle nella nostra anima, meditarle nel nostro cuore e metterle in pratica, come era la tua vita terrena, perché è troppo importante farlo per gustare tutta quanta la gioia infinita, insomma, la pace profonda e molto di più che è nascosto nel tesoro della vita, nel divin volere, nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santa. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.